à nos enfants de la patrie. Vicino et d'Alouen, de la France, vous avez écouté nos amis français. Alors, da Pomaretto, en province de Torino, sexta édition de Camminando et Mangiando, une, possiamo dire, une édition internationale. Perché voi avete écouté, avete sentito i nostri amici francesi. Danilo, il sindaco. Ciao Danilo. Ciao Piero. Ciao, ben trovato. Le maire. Ciao. Allora spiegami un po' sta cosa qui, che perché io ho sentito parlare francese, non mi sono... ho voluto far vedere che conosco anche tre parole, non quattro, tre parole di francese. Danilo Bresa, ti ho presentato. Beh, quest'anno, in questa sesta edizione, abbiamo il piacere di avere qui con noi gli amici francesi del comune gemellato con Pomaretto e il comune di Mirabel e Blacon, che si trova nella Vallée de la Drôme, vicino a Valence. E 25 anni, un gemellaggio continuo, tutti gli anni ci ritroviamo e quest'anno hanno voluto venire in tanti, sono oltre 50 persone che sono qui con noi in questo weekend ed è qui al mio fianco l'amico Jean-Philippe, sindaco di Mirabel e Blacon. Quanti abitanti conta il paese gemellato? E allora, quando abbiamo iniziato il gemellaggio noi avevamo più abitanti di loro, oggi invece è inverso, hanno più abitanti, si danno da fare più di noi. Datevi da fare. Hai ragione. E comunque sono qui oggi, ma ritorneranno qui a trovarci il 16 novembre, perché ci sarà la nuova edizione della fiera da Pai da Ramie a Pomaretto, 16 novembre prossimo. Quindi verranno a bere. Bonjour, vous comprenez l'italien? Pas du tout. Non, rien allora, du tout. Allora un saluto. Buongiorno. Allora, bienvenue e buon appetit. Grazie. Buon appetit. E anche buon marché, come si dice camminare? Marché. Allora, avete visto che figuraccia col mio francese, l'ho imparato 70 anni fa a scuola, lasciamo perdere. L'edizione sesta, sempre più successo, nonostante il tempo sia lì così. Sì, ma tiene, ma non piove, la temperatura giusta per camminare, mangiare e bere. Il successo quest'anno è che aumentate le adesioni, quindi per noi organizzatori è sicuramente un punto positivo. Volevo dire due cose al pubblico a casa, restate con noi perché non soltanto noi vi faremo vedere le diverse tappe, sono 10 le tappe, certo. 10 tappe, in ogni tappa ci sarà una portata particolare, si andrà dagli antipasti ai primi, ai secondi, alla frutta, ai formaggi, ai dolci, eccetera. Però c'è anche la musica e quindi tra una puntata e l'altra, tra una tappa e l'altra, avrete anche la possibilità di ascoltare la musica, le canzoni di ben 13 artisti diversi, quindi dai solisti ai gruppi, alle corali, ce ne sarà per tutti i gusti. Quindi da Pomaretto, sesta edizione di Camminando e Mangiando avec tout le monde! Avec tout le monde. E allora, come avete visto, ho anch'io il bastone da gran camminatore
E se state con noi avrete modo di percorrere, di fare lo stesso percorso che faranno circa un migliaio di camminatori. E allora questo è il punto di partenza dove voi date, cosa date? Il battesimo, il via libera. Sì, tu sei? Alessandro. Alessandro, e allora fammi vedere, c'è il bicchiere personalizzato. Il bicchiere è vero, il bicchiere, no? Perché bisogna parlare, oggi bisogna parlare anche un po' francese. Si vede qui, c'è lo stemma addirittura del comune di Pomaretto, quindi questo serve per bere. Esatto. Me lo metti qui? Sì. Ecco, questa è la premiazione praticamente. La premiazione. Perché mi guardi con quel sorriso. Beffardo! Tu sei italiana! Tu sei italiana! E poi dopo qui abbiamo. Cosa succede? Voi consegnate questo? Qui abbiamo la registrazione di quelli che hanno fatto le prenotazioni, quindi devono venire ancora a pagare biglietto. Ciao lì! Dopodiché verranno chiamati in base all'orario, ecco. Portano biglietto e gli consegniamo, come abbiamo consegnato a te, il bicchiere e il portabicchiere. Quindi diciamo che c'è la partenza scaglionata. Scaglionata, ecco. Si parte più o meno in gruppi di 50 ogni 10 minuti. Ho capito. E voi fino all'ultimo gruppo quando è che partirà? L'ultimo gruppo partirà intorno alle 13:30 circa. Quelli che arrivano ieri sera sono andati a dormire tardi, diciamo i giovani che sono andati a ballare e arriveranno. Quelli che fanno aperitivo anche sì. Prima. Tra le altre cose ci sono anche dei premi speciali per i gruppi che arrivano da più distante. Sì, sì, ci saranno dei premi particolari per i gruppi da più distante e anche per il gruppo più folcloristico. Va bene, e allora noi siamo pronti per iniziare, restate con noi, mi raccomando, buon lavoro. Quanti saranno quelli che cammineranno? Circa 800, 850, quasi 900. Benissimo. Quando ti travolge la tempesta,
L'amore resta una sera per caso. Posso dire che ormai sono una presenza costante qui a Camminando Mangiando Pomaretto, anche perché sono veramente molto, molto bravi, e vi confesso che siete anche cresciuti musicalmente. Grazie. Una sera per caso, se avete bisogno una sera per caso di un gruppo musicale, come si fa per contattarvi? Poi dopo vi presento. Lì davanti c'è un banner con tutti i numeri di telefono. Sì, allora diremo al nostro Beppe Chiavero di inquadrare. Intanto io vi presento. Allora, Beppe Ghi. Sì. Sergio Cravanzola. Alessandro Genesio. Dalle Langhe. Allora, Neive. Serralunga d'Alba. E lui? Bossolasco. Proprio Langhet. Ma come mai una sera per caso? Me lo dici tu, Sergio? Sì. Niente, è nata così. Una sera per caso ci siamo trovati in un garage e abbiamo detto: ma perché non proviamo a cantare e suonare qualcosa? Ormai sono passati quasi 4 anni. Addirittura. Senti, ma Marco l'avete messo là al mixer? Perché lui ha questa peculiarità di essere bravissimo, oltre a fornire la maggior parte dell'attrezzatura, poi a lui a livello di suoni è meraviglioso, quindi abbiamo detto: perfetto, ci sei tu. Siamo anche cresciuti a livello di immagine, dall'inizio, sì. È vero. Senti, qual è il vostro repertorio? Ma noi abbiamo un repertorio vario, a 360 gradi. Ti faccio un esempio: dall'Amore Resta di Pietro Galassi a Canterò di Piero Montanaro, a Viva la Langa, ad Amici Miei, cantiamo canzoni di Vasco Rossi, canzoni di Ligabue, canzoni di Mariana Lanteri. Sì, fate... Facciamo un po', ci chiamiamo poi il nostro spettacolo, si chiama La Nostra Maniera, proprio perché abbiamo deciso di, è vero, noi non inventiamo niente, però alla nostra maniera facciamo degli arrangiamenti, mi sono permesso di anche arrangiare qualcosa di tuo, però vedo che funziona e alla nostra maniera cerchiamo di fare qualcosa che piaccia. Ma io ho visto un vostro spettacolo, fate anche teatro, cabaret, come... Questa è una cosa che ci abbiamo un po' dentro. Ecco, lasciami dire... Sergio faceva parte di un duo, i Langhet Lovers, e quindi questa passione per il cabaret l'ha riportata anche a Una Sera per Caso. Sì, ho coinvolto qua i miei colleghi, abbiamo provato a fare qualche pezzo di cabaret, devo dire che non sono usciti nemmeno male, ci proviamo, via. C'è qualche appuntamento al quale tenete così allora, fare il film? Quest'estate è stata veramente per noi una buona estate. Questo inverno, pian pianino, stiamo organizzando degli spettacoli al chiuso e... spero di appena sole date di dirtelo. E allora iniziamo questa nostra faticosa camminata con l'aperitivo. Ugo Boese è il presidente della Parocco. Senti, ma io ho già dato un colpo all'aperitivo. Sì. Però c'è tanto aglio. No, ce n'è poco, perché poi sennò poi non va bene. Sì, allora, beh, no, perché io ho tante ammiratrici, sai capito. Com'è. Ma ti baciano poi domani, oggi ce n'è il giusto. Ma cavolo, io oggi che devo... Senti, ma...
cosa vuol dire per il presidente della Proloco organizzare questa manifestazione, Ugo? Ma diciamo che è una collaborazione con, tra la Proloco e il nostro sindaco, il comune, eccetera, sì. Quindi siamo tutti... Quanti siete a lavorare? Non lo so, ma metti almeno 80. Centinaia di persone. Sparsi in tutto il paese. Eh sì, lo diciamo perché sono 10 le tappe, sì. È vero? Lo ricordiamo agli amici che magari si fossero sintonizzati soltanto ora. 10 tappe, in ogni tappa c'è qualcosa di particolare, si inizia intanto con l'aperitivo. Si inizia di qua con l'aperitivo, poi ci sono due antipasti, poi c'è due primi, secondo, formaggio, dolce e poi si ritorna qua che sbaracchiamo col digestivo, col caffè. Caffè digestivo. Sul cuore.
I Despiesento, un'altra presenza ormai qui a Camminando e Mangiando. Voi camminerete anche voi, tra l'altro. Certo. Walter Bergesio, certo. Senti, ma mi presenti i Despiesento? Certo, anche io sono Manneo, però. Vabbè, dai. Su Manneo, proprio vivei, ma su Manneo. Comunque, Rico il boss. Aspetta che lo ecco, inquadriamo Rico. Chiafredo, l'altro basso. Mm. Poi è Aldo. Sì. Marito, non per passare direttamente ai secondi, Mattia, sì. Massimo, il primo, e poi ritorniamo ai baritoni, Emiliano. Emiliano che ha posato la fisarmonica. Sunadur, Ivo e Matteo. E poi naturalmente Walter Bergesio, di dove siete voi? La Mestra, provincia di Cuneo, la grande incanto, sono incondito. Ecco, voi avete un repertorio veramente molto vasto, in modo particolare delle canzoni in piemontese, è vero Walter? Sì, roba degli Alpi, via, anche tradizionali. Anche via. Canzoni tradizionali. Certo. È un po' la vostra specialità. Sì, fuma un po' tutto, fa anche roba d'autore, roba tipo di Piero Montanaro, per dire. Sì, no? Vabbè, quello fate molto bene, ecco, farlo.